Direttore, buongiorno. Direttore di Beagle di Pestum, area archeologica di Pestum. Ci siamo incontrati ultimamente nel Museo Archeologico di Napoli. Adesso voi qua svolgete funzione di padrone di casa. Siamo a Pestum, Capaccio, nella vostra area di competenza, con questa enorme sfilza di esperti, di archeologi. Come può ritornarci utile per l'area archeologica di Pestum, di cui lei è responsabile, non solo responsabile, ma fautore di un rinascimento, di un risorgimento generale? Allora, questo convegno promosso dalla Fondazione Pestum, che presieduta dal professor Greco, che è anche nel nostro consiglio di amministrazione, è una delle iniziative importantissime per la ricerca, e quello che bisogna capire, bisogna dire e bisogna sempre tenere presente, che la ricerca non è una cosa separata di secondo piano rispetto alla comunicazione, alla divulgazione, alla valorizzazione. La ricerca deve essere sempre al centro di un lavoro di museo, di comunicazione, non perché diciamo siamo archeologi e vogliamo diciamo teniamo a queste cose, ovviamente è anche una questione di passione, però soprattutto perché ogni generazione deve, per così dire, rivedere il passato, l'antichità. E quindi non possiamo mai pensare di ereditare semplicemente una visione, un racconto, una certa idea dell'antichità. Ci vuole sempre il nostro lavoro, anche da ricercatori, da intellettuali, pensatori, scavatori, autori di testi, per confrontarci sulla nostra visione contemporanea dell'antichità. E per questo ricerca e musei sono due cose che vanno sempre insieme. Voi modererete una sezione di queste tre giornate intensissime, perché ci sono partecipanti e c'è programmazione in tante sale diverse. Voi sarete il moderatore di una sezione particolare che è relativa alla valorizzazione. La valorizzazione, il restauro, anche lì si vede in maniera molto chiara che senza una conoscenza, senza uno studio approfondito, non ci può essere né un restauro degno del monumento, del contesto, né una valorizzazione adeguata. Non bisogna mai sottovalutare il pubblico. Il pubblico non vuole una cosa riproposta l'ennesima volta, ma vuole sapere a che punto stiamo con la ricerca, cosa sono le nuove scoperte, le novità, le nuove prospettive che si hanno. Le facciamo i nostri complimenti, vi abbiamo visto collaudare il percorso per i disabili lungo l'area di Pestum. Siamo vostri fans della penisola salentina, li facciamo tanti auguri. Grazie. Saluti, buon lavoro.